di nuovo, eccomi qui, chiamato da gli esseri angelici a andare a fare un'escursione su un luogo che mi darà delle emozioni particolari. Sarò abbracciato da energie interessanti, le quali mi caricheranno o ricaricheranno per proseguire verso una missione che io, come ognuno di voi, ha il ruolo ben preciso in questo mondo. Vediamo cosa succederà. Freschetto. Mattina presto, 5 dicembre 2010. Mi suggerivano gli esseri angelici oggi di parlare dei viaggi astrali, di alcuni viaggi astrali che ho fatto. Chi li chiama sogni, ma noi sappiamo che sono anche viaggi astrali, cioè viaggi e noi andiamo in altre dimensioni. In molte categorie di sogni noi andiamo in altre dimensioni. Vi dirò, anni fa mi è capitato spesso una media, mettiamo una volta all'anno, mi è capitato qualche volta di sognare che, non racconto i dettagli, ma il tema era che in questi sogni vedevo degli UFO, dei dischi volanti di varie forme, ed era in paesaggi più o meno naturali come questi, all'incirca, e li temevo. Questo parlasi di anni fa, cioè io li osservavo incuriosito, guardavo, li osservavo, li vedevo, però li temevo perché c'era il punto interrogativo, c'erano le domande e mi chiedevo, cioè io non conoscevo, vedevo ma non conoscevo bene, quindi avevo un po' di paura. Non erano incubi, ma un attimo di timore di qualcosa che non si conosce. Quest'anno, 2010, in primavera, anzi poco prima della primavera, mi è capitato due volte di sognare di vedere dei dischi volanti. Allora, il primo caso, il primo sogno, appunto viaggio astrale, mi ricordo che ero in casa mia, sto descrivendo il sogno, no? Ero in casa mia e su una finestra di casa mia ho visto un bel disco volante. In questo caso, bello anche il rumore che ho sentito, vabbè, si è mossa una foglia. Dicevo, in questo caso, che ho visto questo disco volante dalla finestra, non avevo paura, anzi ero contento perché un fratello di luce si era manifestato, ne ero contento. E come segno mi è piaciuto. Qualche giorno dopo ho sognato di nuovo, sempre da casa mia, però da un'altra finestra di casa mia, che lo vedevo in alto un altro UFO, ne ero contento, e col pensiero, io avevo un feeling, io sapevo che lui sentiva che io c'ero, quindi l'ho chiamato telepaticamente, gli ho detto puoi avvicinarti per favore, che desidero vederti più da vicino. E questo disco volante si è avvicinato alla mia casa, e quindi ne ero eccitato e contento del feeling che c'era. Quando poi sono andato alla conferenza, una conferenza di Davide Russo Diesi, gli ho raccontato questi due sogni, e lui, felice, mi ha detto è proprio un bel contatto. Bene, adesso racconto il sogno. Nelle ultime due notti ho fatto due sogni, uno meno positivo e uno positivo. Allora, il sogno meno positivo era quello di due giorni fa circa, dove ero a casa dei miei e
stavo conversando con i miei genitori e sento la voce, una voce che dice: spiriti maligni, ecco, detta all'incirca così, una voce un po' sibilante in lontananza, cioè in un'altra stanza, praticamente erano entità negative che si stavano manifestando, mi dicevano che erano presenti. Qua ci sono altre presenze perché poco fa ho sentito un rumore e vabbè. Chiusa parentesi. Dicevo, ritorno al sogno che stavo raccontando. Ho sentito queste entità negative e quindi volevo comunicarlo ai miei. Solamente che queste entità avevano un potere che quando io volevo dire, parlare e dire ai miei di loro, non me lo permettevano, non riuscivo a parlare. Se dovevo parlare di loro, non riuscivo a parlare. C'è la fotocamera che mi fa scherzi, si blocca ogni tanto e la faccio ripartire. Stavo dicendo, dovevo dire ai miei, sul sogno, volevo comunicare ai miei di queste presenze negative, in modo che si rendessero conto che dovevano fare qualcosa. E questi spiriti, negativi non mi lasciavano, non me lo permettevano di parlare. Allora ho pensato, io lo scrivo sulla carta, il messaggio che non riesco a dire a parole. Quindi ho cominciato a scrivere, e come ho cominciato a scrivere, riuscivo anche a parlare, quindi alla fine poi gliel'ho detto con la voce, con la mia voce, ho comunicato ai miei di queste presenze, e quindi c'era da risolvere una situazione, qualcosa, insomma, c'era da prendere in mano la situazione per risolverla. Diciamo che non è stato tutto negativo, anche se mi sono svegliato un po' turbato e un po' impaurito dalla presenza delle entità negative, però analizzando bene, ho visto che il fatto che non mi sono arreso a comunicare la cosa, alla fine le loro energie negative si sono arrese a bloccare la mia voce, e quindi alla fine avevano capito che, anche se non parlavo, io l'avrei comunicato lo stesso, e quindi sarei riuscito a reagire lo stesso, e si sono arresi, no? Il fatto che mi abbiano permesso poi di parlare vuol dire che si sono arresi, e questo mi ha confortato.